Signori, bentornati nel canale, benvenuti nel 16° episodio del calendario d'estate. Nello scorso episodio eravamo andati dalla Dea Suprema, la quale ci aveva dato il dispositivo di teletrasporto per soli 10 di raggio solare, che avevamo droppato dopo aver ucciso la recluta tramite le indicazioni di Pesce Secco. In questo episodio andremo viaggiando, navigando per tornare nel calendario d'estate, per vedere un attimo che cosa bisogna fare. Ma prima di iniziare, un bel like, una bella iscrizione, solite cose, campanellina, mi raccomando, attivatela per non perdere nessuna notifica. Il calendario d'estate ogni giorno alle 14, Instagram ormai sapete ragazzi, e adesso ragazzi possiamo finalmente presentare la mappa del giorno, la vedete là davanti, e possiamo finalmente andare a vedere la mappa di oggi. È una mappa che già abbiamo dato in realtà nel calendario, nel primo episodio se non mi sbaglio, ma è stata aggiornata ed è tutta nuova e la riproponiamo quest'oggi, ok? Non riesco a parlare. Il codice di oggi è 65314403 0726. Questa signora è la Prison Breakout 2.0, sempre in aggiornamento, e noi la riproponiamo perché è una mappa fantastica. Mi raccomando ragazzi, se provate a farla, taggatemi su Instagram che vi riposto @yt. Detto questo ragazzi, continuiamo a vagare, possiamo anche toglierlo il ballo volendo. Continuiamo a vagare. Allora, dov'è che dobbiamo andare? Dobbiamo tornare nel calendario d'estate per andare da Iris tramite il dispositivo di teletrasporto. Cerchiamo di andare un po' a caso, vagamente. Non lo so ragazzi, comunque nel prossimo episodio, adesso questo qua, come per quanto riguarda l'undicesimo, è solo un piccolo passo avanti, assaggio del mare. E poi ovviamente ci rivedremo nel prossimo, già al calendario. Allora ragazzi, allora io direi ancora di correre un altro po' e poi ovviamente ci vediamo nel prossimo, dove penso che saremo a casa. Dobbiamo stare attenti a evitare queste barriere, però penso sia fattibile. Intanto non lo so, ditemi, vi sta piacendo il calendario? Cosa ne pensate? Cosa avreste fatto voi per il calendario? Se volete che continua, ovviamente vi ricordo che appena finisce il CDE ci rivediamo a Natale col calend, seconda parte finale, una bomba ragazzi. Quindi mi raccomando, bel like di supporto per tutto il lavoro che c'è dietro i calendari. Andiamo un altro po' avanti signori, vediamo. Allora, il nostro obiettivo ragazzi è come sempre tornare al calendario d'estate. E l'avete visto anche voi? Va bene, andiamo, non è un problema. Comunque ragazzi, andiamo allora. Questi ragazzi sono gli episodi nel chilling come l'undicesimo, andiamo in mezzo al mare per vedere se riusciamo a trovare qualcosa. Però secondo me sono gli episodi dove si può parlare di più, ecco. Un altro minutino ragazzi e poi ci salutiamo, Un po' di strada l'abbiamo fatta. Ah, eccoci qua ragazzi, pure l'aria estiva, il tema estivo di andare in mezzo all'acqua è carino, dai. Ce lo facciamo andare bene per almeno due episodi, dai. Ok ragazzi, dai, direi che abbiamo fatto un po' di strada quest'oggi. Ovviamente nel prossimo ci rivediamo direttamente al calendario. Spero che questo episodio del calendario d'estate, anche se un po' misero, vi sia piaciuto. È stato così, fatemelo sapere con un like, iscrizione, solite cose, canale, campanellina. Episodi del calendario alle 14.00. Intanto c'è quel tizio che nuota, non sappiamo neanche chi sia. Se sapete chi è sotto nei commenti magari scrivetelo. Ci vediamo domani, sempre alle 14.00, col 17° episodio del calendario. Mancano 3, poi ci rivediamo ad agosto. Ciao!